Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La quarta domenica di Pasqua che celebriamo oggi è dedicata a Gesù, buon pastore. Il Vangelo dice, le pecore ascoltano la sua voce e gli chiama le sue pecore ciascuna per nome. Il Signore ci chiama per nome, ci chiama perché ci ama. Però, dice ancora il Vangelo, ci sono altre voci da non seguire. Quelle di estranei, ladri, briganti che vogliono il male delle pecore. Queste diverse voci risuonano dentro di noi. C'è la voce di Dio che gentilmente parla alla coscienza. C'è la voce tentatrice che induce al male. Come fare a riconoscere la voce del buon pastore e quella del ladro? Come fare a distinguere la ispirazione di Dio dalla suggestione del maligno? Si può imparare a discernere queste due voci. Esse, infatti, parlano due lingue diverse, hanno cioè modi opposti per bussare al nostro cuore. Parlano lingue diverse. Come noi sappiamo distinguere una lingua dall'altra, anche noi possiamo distinguere la voce di Dio e la voce del maligno. La voce di Dio non obbliga mai. Dio si propone, non si impone. Invece la voce cattiva seduce, assale, costringe, suscita illusioni avaglianti, emozioni allettanti ma passeggeri. All'inizio blandisce e ci fa credere che siamo onnipotenti, ma poi ci lascia col voto dentro e ci accusa. Tu non vali niente. La voce di Dio invece ci corregge con tanta pazienza, ma sempre ci incoraggia, ci consola, sempre alimenta la speranza. La voce di Dio è una voce che ha un orizzonte, invece la voce del cattivo ti porta a un muro, ti porta all'angolo. Un'altra differenza, la voce del nemico distoglie dal presente e vuole che ci concentriamo sui timori del futuro o sulle tristezze del passato. Il nemico non vuole il presente. Far reaforire le amarezze i ricordi dei, dei torti subiti, di chi ci ha fatto del male e tanti ricordi brutti. Invece la voce di Dio parla al presente. Ora puoi fare del bene, ora puoi esercitare la creatività dell'amore, ora puoi rinunciare ai rimpianti e ai rimorsi che tengono prigioniero il cuore. Ci anima, ci porta avanti, ma parla al presente, ora. Ancora, le due voci suscitano in noi domande diverse. Quella che viene di Dio sarà: Che cosa mi fa bene? Invece il tentatore insistirà su un'altra domanda: Che cosa mi va di fare? Che cosa mi va? La voce cattiva ruota sempre attorno al io, alle sue pulsioni, ai suoi bisogni. Al tutto e subito, è come i capricci dei bambini. È tutto e adesso. La voce di Dio invece non promette mai la gioia a basso prezzo. Ci invita ad andare oltre il nostro io per trovare il vero bene, la pace. Ricordiamoci: il male non dona mai pace. Mette frenesia prima e lascia amarezza dopo. Questo è lo stile del male. La voce di Dio e quella del tentatore infine parlano in ambienti diversi. Il nemico predilige l'oscurità, la falsità, il pettegolezzo. Il Signore ama la luce del sole, la verità, la trasparenza sincera. Il nemico ci dirà: chiuditi in te stesso, tanto nessuno ti capisce e ti ascolta. Non fidarti. Il bene, al contrario, invita ad aprirsi, ad essere limpidi e fiduciosi in Dio e gli altri. Cari fratelli e sorelle, in questo tempo tanti pensieri e preoccupazioni ci portano a rientrare in noi stessi. Prestiamo attenzione alle voci che giungono al nostro cuore. Chiediamoci da dove arrivano. Chiediamo la grazia di riconoscere e seguire la voce del buon pastore che ci fa uscire dai recinti dell'egoismo e ci conduce ai pascoli della vera libertà. La Madonna, Madre del Buon Consiglio, Oriente, accompagne il nostro discernimento. Regina Celli letare, alleluia. Quia quem meruiste portare, alleluia. Ressurrexi sicudixit, alleluia. Ora per nobis Deum, alleluia. Gaude letare, Virgo Maria, alleluia. Quia ressurrexi domenos vere, alleluia. Deus, chi per ressurrezione fili tui domini nostri Jesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta questo us Pereius, eius Sanitriciam, Virgine Maria, perpetua e capiamus gaudia vite. Per Cristo un Domino nostro. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic sì, ut in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic sì, ut in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic sì, ut in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua lucitae quejant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex suc nunc uen usco en seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos, omnipotent Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, si celebra oggi la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. L'esistenza cristiana è tutta e sempre risposta alla chiamata di Dio in qualunque stato di vita. Questa giornata ci ricorda quello che disse un giorno Gesù, cioè che il campo del regno di Dio richiede tanto lavoro e bisogna pregare il Padre perché mandi operai a lavorare nel suo campo. Sacerdozio e vita consacrata esigono coraggio e perseveranza e senza la preghiera non si va avanti su questa strada. Invito tutti a invocare il Signore, il dono di buoni operai per il Suo regno, col cuore e le mani disponibili al Suo amore. Ancora una volta vorrei esprimere la mia vicinanza gli ammalati di Covid-19, a quanti si dedicano alla loro cura, a tutti coloro che in qualsiasi modo stanno soffrendo per la pandemia. Desidero nello stesso tempo appoggiare e incoraggiare la collaborazione internazionale che si sta attivando con varie iniziative per rispondere in modo adeguato e all efficace alla grave crisi che stiamo vivendo. È importante infatti mettere insieme le capacità scientifiche in modo trasparente e disinteressato per trovare vaccini e trattamenti e garantire l'accesso universale alle tecnologie essenziali che permettano ad ogni persona contagiata in ogni parte del mondo di ricevere le necessarie cure sanitarie. Rivolgo un pensiero speciale all'associazione METER, promotrice della giornata nazionale per i bambini vittime della violenza, dello sfruttamento e dell'indifferenza. Incoraggio i responsabili e gli operatori a proseguire la loro azione di prevenzione e di sensibilizzazione delle coscienze al fianco delle varie agenzie educative. E ringrazio i bambini dell'Associazione che mi hanno inviato un collage con centinaia di margherite colorate da loro. Grazie. Abbiamo da poco iniziato Maggio, mese mariano per eccellenza. Durante il quale i fedeli amano visitare i santuari dedicati alla Madonna. Quest'anno, a causa della situazione sanitaria, ci, richi ci richiamo spiritualmente in questi luoghi di fede e devozione per deporre nei cuor nel cuore della Vergine Santa le nostre preoccupazioni, le attese e i progetti per il futuro. E poiché la preghiera. È un valore universale, ho accolto la proposta dell'Alto Comitato per la Fratellanza Umana affinché il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità per implorare Dio di aiutare l'umanità a superare la pandemia del coronavirus. Ricordatevi il 14 maggio tutti i credenti insieme, credenti di diverse tradizioni, per pregare, digiunare e fare opere di carità. Auguro a tutti una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.